La rubrica Quale futuro dopo il diploma? Intervistiamo Noemi Lisi, che ha partecipato a 100 alla maturità, la ragazza del liceo delle scienze umane di Gela, che abbiamo in collegamento con noi. Allora l'andiamo a salutare. Ciao Noemi. Allora, io direi subito di partire con questa breve intervista. Vogliamo intanto sapere appunto questo post diploma, come lo stai vivendo, se partirai quest'estate dopo questo lungo periodo che abbiamo avuto con la pandemia e soprattutto dopo che sei riuscita a ottenere il massimo dei voti a scuola, appunto al liceo Alighieri di Gela. Allora, raccontaci un po' tu, Noemi. Sicuramente dopo diploma, visto diciamo la libertà tra virgolette, saprò spruzzare bene il mio tempo organizzandomi con alcuni viaggi nella mia regione che è la Sicilia. Infatti durante il periodo precedente al diploma ho deciso insieme ai miei familiari o ai miei amici di organizzare delle gite proprio nei luoghi siciliani, perché la mia terra diciamo che offre tantissimo da visitare e da conoscere. Intanto, prima di sapere i tuoi progetti per il futuro, so che hai avuto qualche piccolo problema durante questi anni a scuola, che però poi hai superato. Ce ne vuoi parlare in maniera molto, così, molto breve? Il mio primo anno di scuole superiori non è andato molto bene perché ho avuto diversi problemi, in particolare problemi che non sono riuscita a risolvere nell'immediato. Infatti il primo anno di superiori frequentavo un altro liceo, ma ho dovuto cambiarlo l'anno successivo, mentre il primo anno ho scelto direttamente di ritirarmi e di non iscrivermi più alle superiori. Infatti ad oggi, pensando sia al voto che ho ricevuto alla maturità, sia al percorso dei 5 anni, mi sorprendo di come diciamo abbia scavalcato quella scelta di non frequentare più la scuola, mi sia decisa in un certo modo a rimettermi in gioco. I problemi erano più o meno attacchi di panico e quindi era una situazione in cui riuscire a stare in classe era difficile. Ecco perché l'intervento dei miei docenti e anche dei miei familiari è stato fondamentale per ritornare a scuola. Invece, dopo la scuola, che programmi hai? Che progetti hai per il futuro? Vorrai iscriverti all'università? Vorrai studiare? Già hai pensato dove, cosa fare? Oppure vorrai lavorare? In questo momento diciamo che ho pensato a due possibili vie e quindi ci sono due università che ho di fronte e devo scegliere, che è quella di Lettere Moderne a Catania o Scienze delle Formazioni a Palermo. Entrambe le università sono diciamo qualcosa di abbastanza importante, quindi sono nella via di mezzo tra la decisione. Hai mai pensato all'idea di fare l'insegnante, visto che sei stata a scuola in questi anni? Sì, l'ho pensato proprio quando mi sono ritirata dalla scuola, perché mi sono detta che il ruolo dell'insegnante è un ruolo fondamentale per ogni alunno che entra nelle porte delle scuole. È la prima accoglienza e anche il primo sostegno che i giovani hanno in questa fascia di età fino ai 20 anni in poi, prima dei 20 anni. E quindi è fondamentale, secondo me, la figura dell'insegnante. Senti, ma a proposito di temi legati alla scuola, tu in questi anni hai vissuto, magari non tu in prima persona, ma nei tuoi compagni, nelle tue compagne, hai visto esperienze di cyberbullismo per caso? Di cyberbullismo ne abbiamo parlato tantissimo perché purtroppo questi temi in realtà molti di noi ne sono stati soggetti. Credo che la sensibilizzazione sia importante e fondamentale, ma soprattutto è importante il lavoro diretto con i ragazzi, perché c'è tanta differenza tra un convegno in cui indirettamente si inculcano degli insegnamenti ai ragazzi
L'insegnamento diretto, il parlare, il dialogare con la classe stesso, secondo me fa tanto stare con i ragazzi a contatto diretto. E invece un altro tema del momento, non so se ne hai sentito parlare, è quello del DDL Zan. Ti chiedo che idea hai su questo tema e se secondo te a scuola servirebbe una giornata contro l'omofobia come vorrebbe essere istituita in futuro. Questa è stata una domanda che mi è stata posta alla maturità. Ho risposto in maniera decisa quando ho affermato che la nostra Costituzione italiana in realtà è già parte fondamentale, della risposta che ognuno di noi dovrebbe dare di fronte a una domanda del genere. Sapendo i principi fondamentali della nostra Costituzione, penso che una legge del genere in realtà possa essere già, applicabile fin da. È comunque fondamentale inculcare alla gente, alla società in generale, l'abolizione, in un certo senso, dell'odio e della discriminazione. Lottare per i propri diritti e per se stessi è la prima cosa che ognuno di noi dovrebbe fare. E quindi quando una qualsiasi persona reclama la propria libertà, quindi la libertà di essere se stessa, va valorizzata e va difesa. E questo già in realtà la Costituzione lo fa. Senti, per chiudere invece ti faccio un'ultima domanda. Tu cosa ti senti di dire invece ai tuoi coetanei, no? Ai tuoi compagni di classe che appunto sono usciti con te da questa esperienza a scuola? Poi è chiaro, ognuno prenderà la sua strada, chi magari continuerà a studiare, chi lavorerà. Tu cosa ti senti di dire ai tuoi coetanei, che poi un domani, insomma, magari risentirai, rimarrai in contatto con loro, con qualcuno, magari un po' vi perderete. Quello che ho detto alle mie compagne è semplicemente di non sottovalutarsi mai, che nonostante le difficoltà o magari qualche difetto che noi stessi ci mettiamo addosso, di andare avanti nonostante tutto, perché mettersi in gioco nella vita non è mai sbagliato e io un po' l'ho dimostrato con la mia esperienza alle superiori e sono sicura che nella vita mi servirà tanto per non scoraggiarmi e non farmi paura. Perché avere coraggio ed affrontare le situazioni significa anche vincere sempre, perché vinci un'esperienza e hai il valore della vita in generale, nonostante non ce la puoi fare o magari ti capita di non avere il massimo dei risultati. In realtà avrai sempre un'esperienza che ti farà crescere e ti darà maggiore valore. Grazie Noemi Lisi per questa bella chiacchierata che ci siamo fatti. Io ti auguro, ti faccio un grande in bocca al lupo ovviamente per il tuo futuro, sperando che insomma tutti i tuoi desideri si possano realizzare e soprattutto che azzeccherai poi la scelta all'università, visto che ancora non hai deciso. Va bene, grazie mille, Daniele.